In gioco c'è il Piemonte, difendiamolo dalla giunta Cota. Questo è lo slogan della manifestazione di giovedì 18 aprile a Torino contro le politiche della regione sul welfare. Sciopereranno tutto il giorno i dipendenti della sanità pubblica e privata, della regione e delle partecipate, del trasporto pubblico locale e della formazione professionale. Sindacati chiedono una regia, una programmazione di sistema, perché dicono questa giunta affronta i singoli temi senza una visione d'insieme. La situazione oogggi è estremamente drammatica. Oggi abbiamo un servizio socioassistenziale che non è più in grado di dare delle risposte di qualità alle cittadine e agli operatori. Siamo alla presenza di un budget previsto l'anno scorso di 114 milioni che noi abbiamo detto che non sono sufficienti per dare delle risposte di qualità ai cittadini. Abbiamo una lista d'attesa di 30.000 in Piemonte, di cui 17.000 sono per entrare nelle case di riposo e 13.000 per l'assistenza domiciliare. A oggi nessuna risposta è stata data. Noi chiediamo un impegno vero alla Regione Piemonte, chiediamo che vengano anche pagate i fornitori, in modo particolare le cooperative sociali che sono allo stremo. Non pagano gli stipendi perché le altre non pagano le fatture. Non è possibile accettare un sistema di operare, perché questo significa rendere ancora più povera la nostra regione, significa ancora acutizzare il sistema della produzione. Produzione di servizi, che significa dare servizi alla persona, che non possono essere certamente individuati come altri tipi di servizi, ma importanti perché il rapporto con le persone, ancor più quando c'è una grande solitudine, non bisogna non dare delle risposte di qualità.